Buonasera a tutti e benvenuti a Profumo di Sanremo, puntata dedicata al film Da Corleone a Brooklyn di Umberto Lenzi, anno 1979. Benvenuti a Giacomo e a Carlo. Ciao ragazzi. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Bene, allora, questo film del filone poliziesco all'italiana, però anche mafia movie come abbiamo, abbiamo spesso definiti no? questo genere diciamo tra il poliziesco e il criminologico all'italiana quindi ovviamente insomma con Nessi legati alla mafia. D'altro canto, il titolo da Corleone a Brooklyn già ci dice qualcosa. <ride> Bene, allora, eh, Carlo, so che per te è stata la prima visione di questo film, per cui è interessante avere la tua. Insomma, io, io e Giacomo siamo già un po' smaliziati questo, su questo film, forse anche un nostro culto. Eh, lo capisco, lo capisco. No, no, non mi perdonerò mai di essere arrivato a questa età senza averlo eh, sì, visto infatti. prima, perché no, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Devo dire, davvero, un ottimo film. Forse fra i migliori di questo filone, e la cosa è tanto più rimarchevole per il fatto che, voi mi correggerete se sbaglio, però grosso modo questo film arriva un po' sulla coda del, del periodo più denso del, del polizottesco all'italiana. insomma siamo già e nel 79 quindi ormai siamo proprio gli sgoccioli del, del poliziesco certo all'italiano molte cartucce erano state già sparate invece giusto sui titoli di coda arriva questo film che beh, mi è piaciuto molto è un motivo più ovvio banale che a fianco a Maurizio Merli insomma viene viene posizionato quest'altro mostro sacro questo Mario Melo, veramente uno scontro fra, fra giganti. Avevamo già assistito a, a duelli all'arma bianca fra Merli e Thomas Millian in altri film, e mm -hmm. qui è arrivare un altro, un altro gigante di tutt'altro genere, però, insomma, è un, bel, un bello scontro insomma, fra, fra due personalità svettanti, però, al di là di questo, al di là dei protagonisti, che comunque conosciamo il loro valore. E il loro ruolo in questi film, però mi è piaciuto proprio come è stata scritta la storia, perché, nella parte iniziale, il film sembra alla fine uno dei soliti poliziotteschi, sì, interessante, però insomma, che non si discosta dal consueto canovaccio, invece, poi prende una strada totalmente inedita, almeno per quello che ne so io con questa lunga fuga, anche questo lungo viaggio anzi verso, verso gli Stati Uniti per far testimoniare questo, questo malvivente eh, con, con Merli e la persona da lui scortata, il pelligra nel, nel caso, che, che vengono sottoposti a vari tentativi di, di attentato da parte, da parte della, della mafia. Insomma. Eh, questo è, è veramente un canovaccio forse inedito per, per le scene italiane, mi ha ricordato un po' un, per certi versi un film con Clint Eastwood, L'uomo nel mirino, anche mm. lì c'è questa lunga fuga di, di Clint per proteggere una testimone che poi, che poi si innamora, i due si innamorano a vicenda e per certi versi mi ha ricordato anche un film successivo, il famoso... Uno dei, uno dei culti de, degli anni Ottanta, il famoso Cobra di, con Sylvester Stallone e Brigitte Nielsen, che, che è diverso, per carità, è un'altra cosa, però anche lì c'è questo lungo viaggio di, di cobra, cobretti, che deve proteggere la, la testimonia, anche in questo caso c'è un innamoramento, invece, eh, qui con, con Merli e Pelligri invece si sviluppa, anche questa è una cosa molto, molto interessante, poi magari ne parleremo, questo rapporto controverso che si sviluppa fra, fra il poliziotto e il testimone che deve essere protetto. Eh. Anche questo è uno degli aspetti più belli di questo film, questo rapporto che si crea durante il viaggio verso gli Stati Uniti. E d'altro canto la regia di Umberto Lenzi dà della robustezza, nel senso che comunque lui aveva alle spalle già parecchi polizieschi o polizioteschi che dirsi voglia questo è un po' il filone è il colpo di coda eh, diciamo infatti umberto lenzi saggiamente vira il film verso un filone che poi in realtà è quello che è andato abbastanza di moda negli anni ottanta eh? il, il cosiddetto mafia movie lo vedremo poi in televisione grazie a, a sì. ai, alla piovra, appunto, gli sceneggiati e a tanti film, Pizza Connection, insomma, un filone che negli anni '80 è andato insomma, ha incassato parecchio. E eh, d'altro canto eh, c'erano anche le stragi di mafia negli anni '80, per cui purtroppo, tragicamente, volente o dolente, era un argomento comunque delle cronache di quasi tutti i giorni. Bene, Giacomo eh, è, un, è un culto, insomma, voglio dire. Poi, Maurizio Merli, strepitoso, devo dire bravo, sempre bravo, ma qui veramente poi l'altro con la sua vera voce eh, con la sua... spesso è stato doppiato, qui no, si è autodoppiato ma La voce fra l'altro eh. chissà perché non si è doppiato nei precedenti film non lo so, boh, mm, chissà e... cosa mi dici Giacomo di questo film eh? insomma, cosa beh, beh, allora, da Corleone a Brooklyn io personalmente non lo considero il classico poliziesco all'italiana lo considero più che altro un film d'azione all'americana. Eh, mm. Precedentemente c'è stato Alberto De Martino che dirigeva film di questo genere, tanto per citarne qualche titolo: Il Consigliori, eh, L'uomo mm. dagli occhi di ghiaccio, eccetera. Quindi, evidentemente, già nel 79 Umberto Lenzi aveva capito che ormai nel poliziesco tutto quello che si poteva fare si era fatto: Roma violenta, Napoli violenta. Torino Violenta, Milano Violenta insomma, eh, quindi, insomma tutte le città le, le avevano fatte ormai era arrivato il momento di, di cambiare di cambiare qualche, qualche, qualche cosa nella struttura del genere quindi ovviamente ha cambiato e si è un po' dedicato al, al cinema d'azione all'americano come dicevo prima, tipo i film di Don Siegel, eh, Charles Bronson quelle, que, queste, questo genere qui e quindi Maurizio Merli eh, che era perfetto in questo, in questo genere di film, viene accoppiato con, con Mario Merola. Tra l'altro, Mario Merola viene coinvolto in questo film grazie a Lucio Fulci, perché nel uh -huh. 79 Lucio Fulci dirigeva Mario Merola in una cosa televisiva sceneggiata che si chiamava Lacrime Napolitane. Uh -huh. Il produttore Ugo Tucci del film eh, lo vedeva perfetto per quel ruolo, quindi andò da Umberto Lenzi, suggerì Merola e così nacque questa collaborazione. Tra l'altro, la cosa strana è che eh, nonostante che si parli di mafia siciliana, eh, e, e lui è lì e interpreta un personaggio napoletano, una cosa un po' strana, che mi sono sempre chiesto come mai. Ehm, doppiato da, da era Giuseppe, Michele, no, aspetta, Giuseppe Rinaldi, era il, il, il doppiatore di, di Maurizio di Mario Merola. Maurizio Merli si doppia da solo, che forse la prima volta che lui si è doppiato da solo è stato nel 74 nel film Catene. Mm. Quindi è stata già la prima volta che lui si era doppiato. Eh, beh, grande film, eh, Viaggio Pelligra fantastico, uno de, una delle sue migliori interpretazioni in assolute. Eh, eh, io voglio dire anche, voglio aprire anche una parentesi, poi anni dopo è stato ripetuto questo questa, questa trama con Milano-Palermo solo andata. Ah, sì, è vero. Eh, credo che lo stesso Lenzi non so come l'aveva la, presa questa cosa, però io quando vidi per la prima volta Milano-Palermo: sono andata, mi è venuto in mente, ma questa è da Corleone a Brooklyn, cioè Palermo, eh, poi il viaggio, il tragitto fino a Milano. E qui era, era New York, era Brooklyn praticamente. New York è vero, film, è vero. E ha due sapori particolari: il primo sapore è, inizia il film con con New York insomma, Little Italy, eh, Melbourne Street, eh, insomma ci sono quei sapori dell'America, eh, del Ital Italy, per poi passare a, alla Sicilia, al, al, al sapore palermitano, quello, mm. la Palermo grigia, la Palermo un po' malvagia. È un film geniale, eh, fatto benissimo, ben strutturato, un finale, un finale meraviglioso, un finale aperto, questi, con questa battuta di, di Merola che si rivolge a Merli dicendo: Ma sei sicuro che ci arriveremo in Italia? E poi si, apre il, si aprono i flashback di Maurizio Merli con tutti questi volti di tutti i malviventi che loro avevano già incontrato precedentemente, dal viaggio da Palermo fino a Brooklyn. Geniale, un film geniale è sì, un film molto ben fatto e tra l'altro mario merola poi insomma si può dire che da lì è iniziato no? un filone poliziottesco con mario merola ne ha fatti diversi di film per cui no, ma lui già nel... aveva nel... Già, già iniziato nel... a farli no sì, sì, Gianni, sì. aveva già iniziato a ciro ippolito e alfonso brescia nel 77 credo ah il primo film ah Perola risale al 73 con Sgarro alla Camorra. Ah, Sgarro alla Camorra, giusto, sì. giusto. Dietro Maria Fizzarrotti. quindi Poi c'è stata un, una lunga pausa sì. e poi riprendere il cinema nel 77 con ah. l'ultimo campo napoli Serenata Calibro 9. Quindi aveva già avuto delle esperienze cinematografiche lui. Eh, quindi il personaggio, una maschera perfetta per questo genere di film. E d'altro canto lui era anche molto carismatico, anzi doppiato probabilmente per questioni insomma, relative al fatto che doveva fare un siciliano e lui invece è spiccatamente napoletano, ecco. Eh, beh, non, insomma, è, diciamo, non è diciamo il solito Merola che, che eravamo abituati a vedere, eh, eh, certo. tipo, tipo la sceneggiata napoletana, insomma quindi eh, sì. eh, interpreta un film d'azione lui. Eh. eh sì, eh sì, eh sì. Eh, bene, insomma, io direi che Maurizio Merli sicuramente, eh, passando agli attori, io credo che sia una delle più belle interpretazioni che ha fatto, eh, decisamente. Assolutamente sì. Eh, non so, forse il fatto che si doppia, forse il fatto che, non lo so, funziona perfettamente. Infatti, mi dispiace che in realtà poi Maurizio Merli, proprio a partire dal 70, 79, è stato il suo ultimo anno diciamo, di notorietà. Perché eh. da lì in poi ha avuto purtroppo un, insomma, una discesa abbastanza verticale eh, dal punto di vista della carriera. Insomma, Sì, ha fatto ancora dell'altro, certo, ma non, non più a livelli alti. Ecco. Ma forse questo è l'ultimo film, eh, quello più importante, quello, più, mm -hmm. quello che più si ricorda, i fans, il pubblico. Poi ha fatto altre cose nell'80 con Stelvio Massi, mm -hmm. però non ha avuto tipo poliziotto, solitudine e rabbia. Poi dopo... Tra mm. l'altro qualche anno dopo, credo nell'80 mm. o nel 79, non mi ricordo, in quel periodo lì lui aveva fatto anche un altro film con Mario Melo, che è sbiro la tua legge lenta, la mia no, che mm. mm -hmm. sì. però non ha avuto lo stesso non ha avuto lo, il successo di, di, di Corleone a Brooklyn, però avevano fatto due film insieme, credo in coppia. Mm -hmm. eh, certo. Poi tra l'altro Marcus, se tu ricordi mm -hmm. Mario Melo. Eh, parlava del film anche in acquario di Maurizio Costanzo che l'avevo citato sì, sì Assolutamente nel 1978 andò proprio, bravo, bravo Giacomo. Sì. Era proprio lì ad acquario questa trasmissione, proprio del... data in onda nel 78-79, condotta da Maurizio Costanzo in Rai. Ancora e, e appunto chiede parlando con Costanzo diceva che proprio in questi giorni aveva appena finito di girare il film da Corleone a Brooklyn, quindi sappiamo che il film è stato girato nel 78 poi è andato in, uh, al cinema nel 79, insomma, ecco per esatto. cui, eh sì, eh sì eh sì, bravo, giusto ecco, ci sono delle presenze femminili piuttosto importanti, ecco abbiamo la Laura Belli eh, Carlo, Laura Belli eh, anche lei ha fatto tantissimo negli anni 70 anche negli sceneggiati, un po' sparita negli anni 80, chissà come mai non ho mai capito sempre per questioni Diciamo per scelta o, o, o per scelta degli altri, questo purtroppo non, non lo so, non, lo, non possiamo saperlo. Eh beh, sì, anche questo, un'ottima un un prestazione, favorita anche da un copione, da una scrittura beh, veramente eccellente. La scrittura di questo film, perché, ad esempio, anche nel caso della protagonista femminile, eh, non viene relegata a un ruolo di, di mera compagna del, del poliziotto di turno. con con poche apparizioni, ma assorge un ruolo da protagonista sia pure nell'ambito di, di una parte del film. Però in quella parte di, di film diventa fondamentale nel, 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 nel dare ospitalità ai due, ai due fuggiaschi, nell'aiutarli a sfuggire agli agguati e anche in questo caso viene, viene sviluppato molto bene anche il rapporto fra fra lei e Merli, anche in questo caso c'era un rapporto amoroso, addirittura un matrimonio però andato male e viene, viene spiegato abbastanza bene quello che è successo, quindi la, la situazione sentimentale non rimane in superficie come abbiamo visto in altri film di questo genere. Eh, la Laura Belli si fa interpretare perfetta di, di questa figura femminile, ottimamente ritratta, devo dire, ottimamente interpretata. Eh sì, eh sì. Consideriamo che poi i ruoli femminili in questi film sono sempre, insomma. Eh, infatti, infatti. O prendono schiaffoni o fanno sesso sostanzialmente. <ride> Quindi, bella la figura, molto ben disegnata l'intelligenza di Umberto Lenzi eh, di. di, di, di eh, di scrivere un bel ruolo ecco, per Laura Belli, questa attrice brava, molto brava, molto convincente, e lo è stata per tutto il decennio degli anni 70, vero Giacomo? Dopo parliamo anche di Sonia Viviani, anch'essa presente in questo film. Insomma, Giacomo, parliamone. <ride> Laura Belli aveva già lavorato con, con Umberto Lenzi nel film Milano Odia, faceva la, la ragazza che viene rapita da Thomas Milian. E già da lì si capiva che aveva un talento molto, molto profondo, molto particolare. Non a caso, il ruolo che lei interpreta in Milano Odia non era un ruolo facile da interpretare. Quindi, anche in questo, in questo film, Umberto Lenzi la dirige in una maniera molto, molto perfetta, molto tenera anche, questa, questa moglie, ex moglie di, di Maurizio Merli che non lo so, sembra che, che soffrisse anche di solitudine. Mm. Infatti, c'è un, un ultimo primo piano che, si, che vediamo nel film, se andiamo ad analizzare la scena, quando eh, Laura Belli accompagna Merli e Biagio Peligra all'aeroporto di Fiumicino, dopo che c'è stato un, 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 un seguimento un po' particolare, un po' violento una sparatoia, quindi si salutano eh, come se lei dà un'altra speranza un'altra chance a, a maurizio merli si vede un primo piano come un pensiero che, che, che io personalmente ho interpretato come non lo so eh, diamo un'altra chance a questo a quest amore a questo rapporto quindi eh, poi c'è anche una bella scena dove dove vanno in un albergo eh, e il portiere lì dell'albergo dice: Ecco, signorina, i suoi documenti. Allora Merli, come se lo avesse interpretato come un complimento, ha detto: Hai sentito? Ti ha detto che sei una signorina. Dice: No, ha detto che sono una puttana. Quindi, grandissima Laura Perli per questo, eh sì, questa eh sì, interpretazione. Ottima interpretazione, sì. Eh beh, poi arriviamo, l'abbiamo già citato, Biagio Pelligra con questa voce unica, questa è come la definisco io, la voce all'olio. So. Eh, Carlo, cosa dobbiamo dire di Biagio Pelligra? Un'interpretazione strepitosa, come d'altro canto, ci ha abituato in tante altre pellicole. Attore mai troppo sfruttato, ecco, mi eh, verrebbe eh, da dire. Eh. Eh, questo film tocca veramente vette altissime, senza esagerare. Ah. no. Sì, c'è questa voce, ma, ma lui era... Incredibilmente, detto in senso positivo, era proprio l'attore ideale per fare il malvivente in questi film, cioè proprio la, aveva proprio la maschera, la voce anche, che, che ti dava sempre questo senso di, di cattiveria, di, di crudeltà, però al di là di questo, insomma, una bella prestazione proprio perché... Ha un ruolo molto ampio, eh, praticamente è il coprotagonista assieme, assieme ah, a me, sì, sì. ancora più di, di Merola, che poi sì è un ruolo importante, però eh, compare un po' a spot qua e là, ogni tanto scompare. Invece, loro due dividono questa avventura. E appunto, riprendo quello che dicevo prima, all'inizio mi è piaciuto molto il modo in cui è stato scritto questo rapporto che si viene a creare fra i due che non è il banale rapporto di, di un poliziotto costretto a scortare un malvivente mm -hmm. per testimoniare per farlo arrivare vivo al processo ma è un rapporto in cui viene fuori anche l'umanità è un rapporto controverso perché sembra ad un certo punto che, che il poliziotto possa fidarsi del, del malvivente che, che sta accompagnando invece capisce che non si può fidare fino in fondo però, poi, alla fine, alla fine di tutto, davanti al, al tribunale, la sua fiducia viene, viene ripagata in maniera drammatica, però viene ripagata. E, cioè, veramente una scrittura di, di alto livello, e, e, e lui la interpreta veramente alla grande questa parte. Mm -hmm. e... Ecco, poi c'è un personaggio che poi impareremo a conoscere negli anni successivi, un attore, un giovanissimo, Luca Barbareschi, che credo fosse a New York perché lui, insomma, studiò recitazione a New York, insomma, l'Accademia degli attori, molto importante. E, e, Giacomo, di cosa, mi sembra che sia stato forse il suo primo film o qualcosa del genere, insomma, ecco, mm, tu ne sai qualcosa? S sì, confermo, confermo che lui in quel periodo si trovava in America perché studiava recitazione. Mm. E poi credo che nello stesso anno o un anno dopo eh, lui fu scritturato per Cannibal Holocaust da Ruggero Deodato. Ah sì. E, e quindi nell'intervista del, del DVD di um, Cannibal Holocaust lui raccontava appunto questo particolare che si trovava realmente in America. Quindi mm -hmm. credo che entrato nel film eh, da quella Brooklyn. Tramite il suo agente oppure tramite la sua, la sua scuola di recitazione dove lui praticamente mm -hmm. studiava. Quindi però credo che sia stato il suo primissimo film in assoluto. Poi non, eh, non so. Sì, credo di sì, infatti. Che poi, insomma, ha fatto carriera, ecco per cui insomma sembrava una comparsa invece, ha fatto carriera. Beh, d'altro canto, la scuola di recitazione a New York insomma, è nota. Eh, Carlo? Hai qualcosa da aggiungere su Luca Barbareschi? Diciamo? Appunto dal punto di vista strettamente attoriale, non, non si può dire granché perché la parte in questo film è, è veramente dedicata. Certo. Però mi ha destato curiosità più che altro vedere appunto questo giovane barbareschi alle prime armi, con quest'aria quest un po' davvero un po' spaurita, questa espressione un po' da, da, da fanciullo imberbe, in inesperto, che tra l'altro viene anche fregato, tra virgolette, nella parte iniziale del film, perché insieme al collega poliziotto si fa sfuggire Mero nel ristorante. E, insomma, sì, appunto questo aspetto un po' da, da, da cane bastonato, si diceva una volta, che contrasta totalmente invece con... L'attore Barbareschi dal fare Spavaldo quasi aggressivo disinvolto, che abbiamo cominciato a, a conoscere da, dalla seconda metà degli anni ottanta in poi sostanzialmente. Sì, ci sono poi altri attori, forse è il caso anche di citarli. Insomma, abbiamo Van Johnson, Van Johnson, poi abbiamo Venantino Venantini. Eh, Giacomo cosa possiamo dire anche di questi, non so. Beh, Benantini Venatini era diciamo, un, un ingrediente importante per questi film. Lui molto spesso faceva queste partecipazioni straordinarie. Qui interpreta il, il commissario. Eh, eh, ce lo siamo sta, sì. no, no, vai, vai, Giacomo, se li un secondo. Vai, vai. Sì. sì. No, stranamente a lui gli facevano fare sempre questi ruoli da cattivo, a Venantino Venantini. Invece in questo film interpreta il commissario della, della questura di Palermo. E, e poi un anno dopo un ruolo simile lo aveva interpretato anche Luca il contrabbandiere. Anche lì faceva un, un commissario, un vice commissario, Stesso doppiatore, eccetera, eccetera. Poi stesso anche, adesso apro un'altra parentesi, Luca il contrabbandiere. Anche quello era stato prodotto da, da Infascelli, Sandra Infascelli, la, la produttrice del film di Corleona Brooklyn nel Luca Contrabbandiere. quindi evidentemente aveva lui dei contratti con, con Infascelli. Mm -hmm. e, Carlo, vuoi aggiungere qualcosa su qualche altro attore? Non so, ah, vuoi... non dire anche sullo stesso Venantini, insomma, lui invece rappresenta proprio sempre dal punto di vista della sceneggiatura. Un po' la continuità con, con certi poliziotteschi precedenti, insomma, la figura del, del collega poliziotto più anziano, più rassicurante che, che cerca di indirizzare il merli sulla, sulla retta via, insomma, quindi un po' una figura di riferimento che anche questa mi, mi è piaciuta molto perché, insomma, dissemina di saggezza la, tutta, tutta la storia qui narrata. Ecco, eh, vogliamo vedere un po' gli anni anagrafici, ecco come al solito questa curiosità sì. eh, degli attori durante le riprese. Avevamo Maurizio Verdi che aveva 39 anni, 39 anni, Mario Verdi ne aveva 45, beh non portati benissimo dire il vero. Eh. <ride> Laura Belli ne aveva 32, ecco era ancora giovane, infatti gli spiace che poi di fatto la sua carriera si è un po' fermata, si è un po' arenata negli anni ottanta quando avrebbe potuto ancora dare tantissimo, voglio dire, 32 anni, c'è cioè, la vita ancora davanti, eh, voglio dire. Laura Belli eh, eh, all'epoca era la moglie di Claudio Lippi, giusto? È vero. Certo, Certo, Quindi, certo, evidentemente forse si è dedicata un po' alla famiglia, penso, sai, quelle... Capitava spesso a queste attrici degli, degli anni 70 che a un certo punto abbandonavano il cinema per dedicarsi a, ai figli, e cose. però all'epoca lei era la moglie di, di Claudio Lippi. È vero, è vero, è bene, è, bene, è bene ricordarlo, ecco, è vero, è vero poi abbiamo uh, beh, Van Johnson, ne aveva 63, Giaggio Pelligra ne aveva 42, anche lì non portati benissimo, dire il vero, però vabbè, insomma, più che altro perché aveva. Eh, la barbaccia, così insomma, <ride> Valentino Velantini ne aveva 49, Sonia Viviani ne aveva 21, e così via. Ecco, eh, Luca Barbareschi ne aveva 23 23 anni. Ecco, giovanissimo Luca Barbareschi, proprio insomma. Ecco, poi vado a leggere il visto censura. Eh, dunque la revisione è stata fatta l'11 aprile 1979 per cui il film era stato girato proprio al termine del 1978 e forse inizi infatti eh, si vede che è inverno è tanta neve tanta, tanta neve. neve per cui chiaramente insomma stiamo parlando eh, fine 78 inizi 79 quindi un freddo vecchio potete immaginare a New York Ecco, eh, ministro onorevole Egidio Ariosto dice, scrisse, la eh, quarta sezione della commissione di revisione cinematografica, esaminato il film, esprime parere favorevole per la proiezione in pubblico senza limiti di età e per l'esportazione. Quindi particolarmente magnanimo, insomma, chissà come mai. Ora vabbè, non, non ci, sono, cioè, ci sono scene drammatiche, sicuramente, però... Mh. Ci sono delle uccisioni, ovviamente, però proprio scene particolarmente truculente, proprio sanguinose, non mi pare di ricordarle. Mm. Sì, effettivamente non, non c'è, sì, insomma, Umberto Lenzi ha fatto ben di peggio, insomma, ne, insomma nei, nei, nei film precedenti si dava dentro con la violenza anche scene abbastanza truci. In questo film effettivamente non, non ci sono, ecco, sì, ci sono, ma insomma, non in maniera. Ecco, andiamo a leggere la critica. Che del Corriere della Sera del 15 aprile del 79, per cui il film è uscito proprio nell'aprile del 79, e dice: eh, Provvisto di eh, sorpresina finale, il film tutto azione si snoda attraverso una regia e una sceneggiatura molto banale e spesso maldestra. Quindi, proprio come al solito, la, la, la critica cieca di gente che veramente non considerava probabilmente a priori questo genere di film di scarso valore. Quindi doveva portare avanti questa, questa pantomima. Perché veramente non si può dire che la, la regia e una sceneggiatura. È banale, non è banale affatto. Non è affatto. E poi maldestra non mi sembra affatto. Ma che spiegare avrebbe non è dire spiegare. che non ha visto nemmeno il film se ha scritto queste cose? Questo signore veramente, veramente. Eh, Bene, poi andiamo a leggere Marco Giusti sul non mai mitico dizionario dei film italiani che dice: eh, Per Amarcord, ecco, ricordiamo che Amarcord fu una fanzine degli anni 90 eh, che ha raccontato forse per prima insieme a Notturno eh, del, del cinema di genere che negli anni 90 era pressoché dimenticato, invece grazie a queste piccole fanzine, queste riviste che trovavi, così riuscivi ad avere delle informazioni. Stiamo parlando di un'epoca pre-internet, eh. dice... Per Amarcord è un felice mix tra il road movie e il film di mafia nel quale si anticipa un tema di attualità come il fenomeno del pentitismo mafioso. Il protagonista è un credibile e tormentato boss mafioso tratteggiato da un Mario Merola probabilmente nella sua migliore interpretazione. Per Giovanni Buttafara invece fu un'occasione sprecata. Eh, dice, peccato che Lenzi non abbia saputo trasformarlo in un autentico confronto di prot prototipi di genere, limitandosi a sviluppare mh, separatamente due linee narrative. Ma il picciotto Biagio Pelligras, vero protagonista, serve da collegamento perfetto fra le due linee di racconto. Gli esterni vennero girati a Palermo e a New York e intervistato in TV Merola si scatenò nelle eh, lodi di questo film dove recitava Van Johnson. Ecco, vabbè. Ah, tra l'altro eh, Giacomo uscito in Germania come Von Corleone nach Brooklyn. Ecco, eh, sì, per fortuna è, è andata bene, non sono riuscito persino a dirlo. <ride> Quindi per questa volta anche il titolo è stato tradotto e hanno rispettato anche il titolo italiano, per dire. Aspettavo, come al solito, qualcosa di strano, le collegiali, insomma. <ride> conti come? Come, come potevano chiamarlo, eh? il titolo è quello, sì, dai. Infatti, no, perché insomma abbiamo visto che in genere nelle precedenti puntate abbiamo visto... Sì, era, era un fenomeno nelle commedie, delle commedie scollacciate, eh, allora fatti, magari... fatti. Ah, ci piazzavano a collegiare anche qui che tanto <ride> beh insomma sì. Umberto Lenzi eh, dunque questo eh, Giacomo è l'ultimo film scusami porta pazienza l'ultimo film diciamo di genere diciamo azione poliziotesco di Umberto Lenzi Sì, forse sì 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 credo che sia l'ultimo diretto da da Lenzi poi Dopo credo che abbia fatto, se non vado errato, il, il, il Pierino la peste alla riscossa, credo. Mm -hmm. eh, sì. E forse è ritornato anni dopo con un cop target, qualcosa del genere, mi ricordo. Oh. Sì, però era già un genere diverso, era più forse orientato verso qualcosa d'altro. Sì, sì, senz'altro. Quindi anche lui, anche per Umberto Lenzi, aveva capito che l'aria stava iniziando a cambiare, gli anni Ottanta hanno portato... infatti lui si è buttato poi sulla commedia un po' scollacciata, così, però insomma, con scarsi risultati, quella di Pierino intendo. Eh? Eh, diciamo, anche se de 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 dei Pierini falsi, questo qui lo considero uno dei migliori, mm. ma non diciamo Giorgio Ariani, adesso passiamo... Non lo so, no, no, vabbè, certo, una, giusto per collocare il periodo, collocare, diciamo, di Giovanni Bertolenzi che passa da un poliziotesco. Sì, no. volevo appunto specificare perché lo considero il migliore dei Pierini falsi. Giorgio Ariani, parliamoci chiari, è poco credibile come Pierino in quel film, certo. però le caratteristiche ci sono: Renzo Montagnani, Gianni Tamburi, Giacomo Rizzo. Mario Brega, Ugo Fangareggi, diciamo che quelli hanno confezionato il film come si deve. Eh? Mm, certo. Quindi ecco perché lo considero uno dei migliori, il migliore dei Pierini Falsi. Mm -hmm. vabbè, non è, un è un film di Umberto Lenzi un po' particolare, però a me piace insomma. Mm. Ah, vabbè, vabbè, certo, allora, è giustamente. Beh, allora... è anche lei poco ricordata purtroppo. Geni tamburi. Eh, geni, tamburi, geni tamburi, giusto, giusto, Geni Tamburi purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa ecco andiamo all'incasso, il film incassò nella prima tiratura, eh, da Corridore a Brooklyn eh, ritorniamo, 398 milioni di lire, ecco quindi insomma non, non, non strepitoso ma nemmeno da buttare, consideriamo che comunque questi sono film che eh, più che la con la prima visione andavano poi con la seconda e terza, perché ricordiamo che al pubblico più giovane una volta c'erano 7-8 volte il cinema di oggi, non c'erano le multisale, ma c'erano cinema dovunque, e c'erano le prime visioni, le seconde visioni e le terze visioni. Questo vuole dire che tu potevi vedere un film in centro, magari presso magari qualche cinema grande, poi continuava nei cinema un pochino più periferici fino a finire nei cinemini, proprio quelli anche piccoli, anche sotto casa, c'era cinema dovunque, dove potevi rivedere due, tre, quattro volte il film nell'arco di tre, quattro mesi, quanto durava. Stiamo parlando di un'epoca pre-videocassette, eh, pre-on-video, e quindi l'unica maniera per poter vedere tante volte un film era quello di andare al cinema tante volte, quindi, e eh, quindi... D'altro se lo passavano tra un quartiere nelle città grosse, Torino, Milano, Roma, eh, e si passavano le pizze giornalmente per cui oh, ogni giorno questi film giravano in vari cinema della, della città e quindi insomma accontentavano un po' tutti i quartieri delle grosse città. Sono cose particolari, è eh, incredibile a pensarci questa cosa qui, però è bello saperlo. Eh, io mi ricordo ancora il cinema parrocchiale, a pochi metri da, eh, da casa mia quindi. Eh sì. E tra l'altro, il film ogni giorno c'è un film diverso eh, in questi cinema di terza serie, diciamo di terza visione. Comunque, c'è una, una, una eh. curiosità, un aneddoto che un retroscena che vorrei raccontare eh, con Leona Brooklyn. Prego. Eh, allora, c'è la scena di eh, siamo, siamo quasi nel, verso il finale dove Biagio dove, ehm, Pelligra tenta la fuga da Maurizio Merli, mm. e poi. Mary viene poi ehm, pestato dai teppisti e quindi c'è questa scena dove Biagio Pelligra scappa, fugge e quindi all'epoca lui fu preso veramente dai poliziotti americani perché credevano che avesse fatto qualche furto, oh. qualche rapina, e quindi Biagio Pelligra non, non conoscendo la lingua mm. eh, cercava di spiegare: No, it's, it's a movie, it's a movie. It's a movie. <ride> E quindi lui è stato veramente beccato dai poliziotti perché durante la fuga credevano che fosse veramente una fuga reale, invece i poliziotti non avevano capito che stavano girando film. Quindi, questo è un aneddoto che raccontava Biagio Pelligra. Ah, fantastico! Eh, questo vuol dire che comunque anche questi film erano anche un po' girati un po' all'arrembaggio, eh, diciamo? Insomma, sì. Sì, non è che. Sì avessero avvisato proprio tutti, ecco, che stavano girando un film, vuol dire che... non dico che piazzavano una telecamera in mezzo alla strada, ma poco ci manca, insomma, è fantastica questa cosa, e questo dava anche la realtà dell'epoca, eh? che bello, la libertà che c'era all'epoca di poter girare film senza troppo farsi problemi. Beh, mi ricordo una scena, ora non ricordo il film, ma è la scena in cui Thomas Millian Polizzotto va in America eh, sembra una scena improvvisata quasi da candid camera, magari poi è preparata, però quando si imbatte per strada con questo, questo personaggio, un po' una specie di pazzerello di strada che, che cerca di attaccare bottone con lui, magari è preparata, però sembra invece una scena capitata per caso davanti, davanti alla telecamera. Mi è rimasta impressa questa cosa sì, qua. La, la ricordo questa scena, credo che era squadra antifurto. Eh... E, e sì, è improvvisata anche secondo me è improvvisata perché a un certo punto anche a Thomas Miller gli scappa da ridere. <ride> esatto, <è> vero. <ride> Fantastico. Ah eh eh sì, no, davvero, davvero. Bene, parliamo allora delle musiche. Eh, Giacomo bellissime musiche tra l'altro, è capolavoro. Io me la ascolto in macchina di tanto in tanto, Anch'io. Tu... Eh, musica meravigliosa. Hai qualcosa da farci vedere, Giacomo? E allora il, il CD della colonna sonora di, eh. di Corleona Brooklyn che è uscito qualche anno fa per la credo che la, la Beat Records la Beat ah, Records, C'è Record, sì, ecco. anche un, un disegno di Lenzi e oh. Merola mm. Mm -hmm. è un bellissimo disegno, non so, un po' fatto a matita, non, non ti so dire come è fatto, sì. Sì, sembra fatto a partito. Alzalo un po' sul CD, fammelo vedere. Ah, bellissimo. Eh, purtroppo se adesso hai impostato il... Sì. Sì, ok, ok. Eh, sì. Ah, beh, ricordiamo, del maestro Franco Micalizzi. Eh, non l'abbiamo detto. Franco Micalizzi, musiche che, che, che si commentano anche se non c'è un testo. Mm -hmm. Eh i titoli di testa sono, sono meravigliosi, strepitosi, strepitosi ariosi. Mm. ariosi la... C'è un, un particolare, ben studiato, ben strutturato nella, nella musica della colonna sonora. dall'inizio ai titoli di testa, si vede il paesaggio Brooklyn, New York e quindi c'è un tema musicale un po' all'americana. Poi, quando, quando si vede il primo piano di, di Mario Merola seduto in macchina con la sigaretta, pensieroso, la, la musica si trasforma quasi come in un, un, un malinconico napoletano, in una, un pezzo eh, di malinconico ehm. napoletano straordinario, è geniale. Quindi io stesso quando incontrai Franco Vicalizzi qualche mm. anno fa al, al festival dedicato a Luciano Martino c'era anche lui. Gli raccontai questo particolare, lui rimase molto felice perché ho detto un, un particolare che non aveva mai notato nessuno e, e quindi sai solo chi conosce bene il film capisce eh sì. queste cose. Quindi straordinario questo, questa miscela tra il, la, la, la canzone all'americana per passare poi a quella mediterranea. Eh, è vero. Fantastico. Fantastico. E poi anche. La canzone cantata dai titoli di coda, Amaramente assai, è una canzone napoletana eh. cantata da Vittorio Bezzi, ma non so chi sia, mi sono dimenticato mm. di chiedere questo particolare, poi mi sono ricordato dopo, quando poi questa, alla fine. Un forse un corista, qualcuno che conosceva Amicalizzi, probabilmente, sì. Eh, che poi, tra l'altro, di questa canzone, nel film, ne, ne sentiamo due versioni, c'è una versione quando Viaggio Pelligra pensieroso. Eh, si guarda un po' nel, in questa casa di, di, di una famiglia emigrante che lui guarda un po' queste foto da, di un matrimonio, guarda un po' mm -hmm. le caratteristiche eh, mm -hmm. appartenenti de, de, degli emigranti, e, mm -hmm. e poi c'è questa canzone in una versione unplugged, diciamo, no? solo per sì. e voce. E poi alla fine dei titoli di coda c'è la canzone proprio con, con l'arrangiamento, così insomma classico, molto sì. bella. Molto, una canzone molto, molto malinconica. Amaramente assaie. Amaramente assaie. Sì, sì, bella. Io l'ascolto spesso in macchina e poi veramente i titoli di testa sono veramente strepitosi. Strepitosi. Sì. Tra, tra i più belli realizzati dal maestro Michalizzi, che ricordiamo ha fatto veramente, ha musicato delle cose strepitose in quel periodo, sì. aveva la, ma la mano magica. No, Carlo? Sì, sì, sì. sì, sì. No, mi, mi ricollego a quello che ha detto. Giacomo, insomma, che io mi sento orgoglioso del fatto che riascoltando la sigla, cioè l'apertura la, 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 prima, prima di andare in onda, qui anch'io ho notato questo, questo cambiamento di sonorità nel momento in cui, cui compare Merola, quindi anche io Vero, sono riuscito a cogliere questa, questa finezza stilistica di, del maestro, quindi insomma, tanto di cappello l'altro, Franco Michalizzi in quell'epoca credo che fosse anche direttore d'orchestra di domenica il concorrado mi pare, giusto 78, eh, forse Carlo tu lo sai, io non mi ricordo, non me lo ricordo può essere perché prima eh, era, forse era subentrato, a... Eh, non